Qui con me Elena Lupo, siamo, ripeto, molto emozionate e molto felici di essere qui perché era un evento a cui tenevamo immensamente. Dunque, quello che faremo oggi sarà una chiacchierata molto informale, molto tranquilla su quello che è l'ipersensibilità e quello anche che non è l'ipersensibilità. Parleremo molto di noi, di come la viviamo, come l'abbiamo vissuta, come l'abbiamo scoperta. Parleremo di quello che è appunto questo tratto non facile da vivere, ma che poi ha anche un risvolto molto bello. Quindi quelli fra voi che si sentono, che si riconoscono, persone altamente sensibili, PASS, come viene poi sintetizzato, potranno probabilmente trovare delle chiavi di lettura per vivere meglio e non sentirsi più degli alieni. In più parleremo anche di Ellen Aron, che è la psicologa di riferimento, colei che ha proprio aperto la strada, la prima ad aver studiato questo tratto, e che Elena Lupo conosce personalmente, con la quale si è formata. E siccome lei ha scritto il libro che finalmente è stato tradotto in Italia, che è sicuramente in vendita qua, e parleremo anche del suo libro. Anche io volevo dire che sono molto emozionata, e nonostante anche io sia abbastanza abituata a parlare ormai da 5 anni davanti a persone, però devo dire che questo evento in particolare, non so, mi muove molto, e quindi sono molto grata a Federica di essere qui. Noi ci siamo conosciute ormai... Io credo 3 anni fa, di dicembre, perché io da poco avevo scoperto questa cosa, no? questo modo di essere. Scopro che invece essere ipersensibile è un tratto caratteriale, probabilmente genetico, e cosa faccio? Vado su internet a cercare e trovo Elena, che Elena appunto è stata formata personalmente da Ellen Aron, quindi è il famoso 6 gradi di separazione, meglio di così non mi poteva andare. Lei fa dei seminari in giro per l'Italia, quindi ovviamente io vi invito a seguirla, perché lei mi spiega veramente nella maniera scientifica anche più precisa possibile come funziona. E io incontro lei e dico: no, come immagino quelli di voi che hanno appunto il giorno che avete scoperto che non eravate soli ad avere questo tipo di sensibilità estrema. Quindi non stiamo parlando di una sensibilità normale, perché tutti hanno una range di sensibilità. C'è chi si pone proprio all'estremo dello spettro, quindi ha una sensibilità acutissima e assoluta che gli crea delle grandi difficoltà nella vita di tutti i giorni. Ora, io vedo tutte persone più o meno, immagino, coetanee mie, quindi credo che anche voi abbiate sofferto le difficoltà, soprattutto da bambini, sentendovi così diversi da tutti. Abbiamo intitolato Una pelle sottile, perché essere ipersensibile significa percepire tutto quello che arriva in materia di emozioni, suoni, colori, odori, percezioni, in maniera diretta e violenta, come se non ci fosse un filtro. E infatti tutto quello che arriva anche delle altre persone. E quando sono molto piccolo, sono già totalmente indifeso, il mondo è un posto strano, misterioso, significa entrare a scuola e anziché vedere i bambini che giocano e la maestra sorridente, vedere: oddio, lì c'è un banco vuoto, perché? Dov'è mia mamma? È già andata via? Oddio, sono da solo. La maestra, secondo me, non è tanto neanche tanto buona, perché quel sorriso non mi convince. Sono solo. Io questa cosa me la ricordo molto bene, ma mi rendo conto che invece gli altri bambini sono tutti assolutamente integrati, tranquilli, e giocano, ridono e scherzano, e io sono lì, guardo un vetro. Ecco, questa sensazione è quella che poi io mi sono portata dietro per la maggior parte della mia vita. Cioè, io sono di qua e di là c'è un mondo di persone a cui io non appartengo. Poi capire molto tardi, perché l'ho scoperto da veramente poco, si tratta appunto di 5 anni più o meno, gli studi sono recenti, anni e anni. Dell'Auris del 90, figuriamoci. Però in Italia il primo libro su questo argomento è stato pubblicato nel 2013. Quindi ieri l'altro. Leggo per puro caso il libro di Rolf Selling, che quello sia stato la prepista un po' più. Sì, è stato quello, infatti. Le persone sensibili hanno una marcia in più. Esatto, fra l'altro edito da Feltrinelli. È molto, molto ben scritto, perché questo signore, che è tedesco, è un ipersensibile lui stesso, oltre a essere uno psicoterapeuta,
e non parla nella maniera come colui che non lo è e ve lo insegna, un po' come i guru americani. Io vi dico che dovete fare, però grazie, non sei poi ma che ci vuole, fosse così facile. Scaricando, prendendo i testi in inglese, poi capisco che ho una famiglia anch'io di appartenenza. Quindi immagino che anche voi, alla lettura del mio libro, del suo libro, del libro di Sally, del libro di Christian Petit-Collin, abbiate sentito, perché quello che poi io leggo quando mi scrivono sui social, hai parlato di me, ma io credo di essere sola. E finalmente lo scoprire di avere poi una famiglia di anime, cioè che tutto quello che si prova in questa maniera così estrema non è un caso, ma una preminenza di un emisfero sull'altro. Tutti noi abbiamo due emisferi, il destro e il sinistro, ognuno è deputato a una diversa percezione. Il sinistro è quello pragmatico, quello scientifico, quello dei numeri, quindi la maggior parte del mondo, e l'altro è l'emozione, i sentimenti, tutto quello che passa attraverso i sensi. Avendo noi l'emisfero destro che prevale sul sinistro, tutto passa dal cuore. E quindi come appunto arrivare e avere questa ondata di emozioni di tutto quanto il mondo che ci circonda, anche delle altre persone, perché vuol dire anche avere una forte empatia. Cioè tu mi racconti una cosa, cioè io la sento tutto, io piango, perché la sento mia. E chiaramente è una vita difficilissima, soprattutto se non si hanno delle armi. Quindi suppongo che poi leggendo che c'è un modo di sopravvivere che non vuol dire essere malati, che non vuol dire essere strani, che non vuol dire essere pazzi, ma solo di avere una sensibilità molto molto più accentuata, credo che sia stato il sospiro di sollievo per molti di voi. È proprio quello cui mi aggancio anche nella mia esperienza, perché è stata la cosa che ha legato me a questo argomento. La prima volta che ho lessi il libro di Lord Selig era appena uscito, settembre 2013, e la prima volta che lessi il titolo ero in libreria, stavo cercando un regalo di Natale. Ho letto il titolo, le persone sensibili hanno una marcia in più, e ho pensato, che cavolata, e me ne sono andata, non l'ho comprato, perché ho detto, ma chi è che si fa sorprendere? L'ho letto, ho pianto, riso, sottolineato, scarabocchiato, prendendo un pezzo di cento, ormai il primo libro di Sally che ho io, e il sollievo è stato proprio dire, beh, aveva senso la mia reazione, aveva un senso se lo riframiamo, come dice Elena Aron. Abbiamo bisogno di fare un reframe di quello che ci è successo. Noi possiamo averlo scoperto ieri, io ho 32 anni, ho scoperto 5 anni fa, ma si può fare 32. Quindi a prescindere dall'età in cui noi lo scopriamo, la cosa bella è subito anche il suggerimento che ci dà Eden Aron, è di rivedere la nostra storia attraverso questa scatola, questo nuovo filtro, questa nuova interpretazione, per evitare appunto di sentirci sbagliati, come spesso ci siamo sentiti tutta la vita, perché le nostre reazioni spesso sono state diverse dagli altri, da quelle degli altri. La cosa che ci tengo a sottolineare anche da quello che diceva prima Federica è che ovviamente la sensibilità è un continuum, quindi io poi che sono la referente diciamo dell'Aron ci tengo molto a fare questa precisazione, ne stavamo parlando prima con lei. Non è che c'è di qua gli altamente sensibili, tutti gli altri insensibili, incapaci, non ce la possono fare. La sensibilità è umana e varia come tutte le altre cose che ci caratterizzano, come il colore dei capelli, il colore degli occhi, l'altezza, cioè ognuno di noi è unico ed è una combinazione unica di altri tratti. L'alta sensibilità è uno di questi tratti, per cui in base agli altri tratti che abbiamo, in base alle nostre storie familiari. Federica, io l'ammiro tantissimo per il coraggio che ha avuto nello scrivere questo libro, che è diverso dagli altri libri che ha scritto, sempre brillante, uguale, divertente, romantico. Lei riesce secondo me a mixare, come spesso negli altamente sensibili, secondo me, una marea di cose in uno tsunami, no? E quindi è bellissimo, secondo me, il suo stile, molto vivo, ecco. Ma credo che scrivere un libro come quello che ha scritto lei sia stata un'esposizione importante. Io quando ho scritto il mio libro, ovviamente, io non sono Federica Bosco, non faccio la scrittrice di mestiere, no, nel senso che non è il mio mestiere, assolutamente. Però quando scrissi il libro sui bambini, mi chiesero, scrivilo sui bambini, il libro. Io in realtà non sono una psicologa infantile, mi occupo principalmente di adulti, gruppi e famiglie, ma mi hanno chiesto di scriverlo sui bambini perché
può aiutare i genitori e gli insegnanti e le persone, gli zii e chiunque siamo a sapere prima che cosa poter fare lievemente diversamente per far vivere questa caratteristica meglio tutto il resto della vita, partiamo da qua. E quindi ho scritto il libro sui uomini sensibili e in parte anch'io ho messo un po' della mia esperienza personale, però non quanto ha fatto Federica. Per cui la storia di Federica è diversa dalla mia, ovviamente, che è diversa da quella di ognuno di noi. Per cui anche quanto questa caratteristica viene vissuta con difficoltà oppure no, dipende da tanti fattori in realtà. Quindi non è uno svantaggio e non è un superpotere. È una caratteristica che si incastra in tutte le altre serie di fattori di cose che ci contraddistinguono nella vita. La cosa invece importante appunto è saperla, cioè conoscerla, sapere che non siamo sbagliati e che ci sono persone che vivono le cose come le viviamo noi, che è diverso, perché è come un volume più alzato. E quando dici che quando c'è troppa gente o quando c'è troppa luce o quando c'è troppo rumore tu cerchi di evitare, insomma, cerchi di proteggerti un po', mi sembra molto limitante, ti limiti, cioè cambia questa cosa, no? Che è quello che ci siamo di solito sentiti dire tutta la vita. È normale che ti dia fastidio la competizione, non è normale che ti dia fastidio il giudizio, perché la cultura ha certi standard. Per cui soprattutto nei bambini vediamo, per esempio, come i tempi sono un problema. Perché i bambini altamente sensibili spesso si trovano ad elaborare troppe cose. E quindi se io ho un'ora per fare un compito in classe e ho 6 anni, 7 anni, 8 anni, ancora non ho imparato a selezionare lo stimolo, non riuscirò a concentrarmi, ma saprò che dopo quei 5 minuti quel bambino gli è caduta la biro, che l'insegnante era nervoso oggi, che registrerà un sacco di altre cose che gli altri bimbi semplicemente non notano così vividi e lo distrarranno. Per cui quando le famiglie arrivano a me, i genitori, una delle domande, cioè arrivano con dei dubbi sui loro figli terribili, sinceramente, a volte. Ritardo mentale, disturbo d'attenzione e iperattività, cioè di ogni. Ovviamente non è che l'alta sensibilità esclude, non è una patologia, ok? Non è una diagnosi e non esclude la diagnosi. Okay? Uno può anche essere, può anche avere anche degli altri disturbi, può svilupparli magari, quindi non è che una cosa esclude l'altra, però comunque è importante riconoscere questo aspetto, perché se si gestisce in un certo modo, se impariamo a gestirlo, allora diventa una risorsa, invece che uno svantaggio. La difficoltà fin qui è stata però, intanto c'è proprio una mancanza di dati, perché di fatto, come dicevamo, è una ricerca talmente nuova che ancora deve essere, come dire, non ci credono ancora in tanti, no? Oppure diventa, vabbè, una cosa che va di moda, ma che se ne parli è fondamentale, perché è l'unico modo per cui chi si sente veramente così possa venire allo scoperto, possa cominciare ad apprezzare veramente il proprio tratto. E gli psicologi come te e molti altri cominciano a specializzarsi in questa cosa, perché prima si coglie il tratto in un bambino e prima si comincia a... perché il problema è quello, è l'essere accolti. Ora, davanti a voi avete due persone altamente sensibili che hanno avuto due vite completamente diverse e sono comunque sopravvissute, e non è un dato sottovalutare. Lei è stata sostenuta, io per nulla. Però bene o male qualcosa siamo riusciti a fare, quindi abbiamo delle risorse importanti. Resilienza. Siamo resilienti. Resilienza è una delle risorse più grosse nostre. Ora il problema è che in Italia, se tu sei una bambina, l'ho appena scoperta questa cosa da un po', però negli anni 70, da cui provengo io, non è che ci fosse attenzione alla psicologia, non se ne parlava, non era una cosa, c'era tempo francamente, era un momento anche storico molto molto particolare. Appunto, arrivo questo bagaglio di cui non so assolutamente cosa fare, che mi sento stordita tutto il tempo. Succede che quando un ipersensibile riceve questa ondata immensa di stimoli e non sa da che parte venga, il cervello fa questo gioco, si disconnette, va in stand-by, è l'unico modo per sopravvivere, perché troppi impulsi l'amigdala, l'ippocampo non li possono percepire senza impazzire. Quindi io tornavo a casa veramente stordita, non riuscivo, boh,
ovviamente non riusciva a concentrarmi sui compiti, quindi sei scema. No, non è scema, non si impegna, sa? Quindi, come la vedi, la vedi, non andava bene mai. Io effettivamente riuscivo in certe materie, certe altre, la matematica, un classico, no, è perché non ti impegni, non perché il mio emisfero non era quello, andava meglio, perché? Perché magari ero molto più bravo in tutto quello che poteva essere artistico o scientifico. No, devi fare di più, devi fare di meglio, guarda gli altri. Ah, questa è stata la grande frase tatuata proprio sul marchiato a fuoco: tu guarda gli altri e fai come loro. È il peggior insegnamento che si possa dare ad anima viva, perché vuol dire semplicemente: così come sei non vai bene. E se te lo dice un genitore che ti ha messo al mondo, vuol dire che c'hai speranza. Ora cosa fai? Cominci a guardarti intorno, un po' a guardare quelli che ti consigliano, perché i genitori hanno dei preferiti, dammi che tu, guarda, io ho un elenco, credo Franca, capito, dove essere un po' come quello, un po' un pezzo qua, un pezzo là, ovviamente fallì in tutto, e lì mi accorsi che fallendo ero la prima, tranne che appunto magari materie classiche andavo sicuramente meglio, ma mi vergognavo a esporre, perché tacciata di scema, avevo un'insicurezza, sviluppai un'autostima bassissima, quindi un'insicurezza folle, per cui io non mi azzardavo a fare domande se non capivo, non mi azzardavo a alzare la mano, non se ne vada nemmeno neanche per andare in bagno, e tanto più se sapevo qualcosa, figuriamoci. Un giorno, ma facevo le medie, io la capii un prodotto notevole, perché nel nostro cervello abbiamo, ed è meraviglioso, dei meccanismi che non seguono la logica passo per passo, ma siccome vediamo tutto l'insieme, arrivano dei passaggi, e per questo dico magici, per cui tu la cosa la capisci, ma non sei in grado di spiegare perché è così, ma l'hai capita e la sai risolvere. Questa è stata la mia vita, la mia carriera scolastica, poi ho fatto il linguistico, per carità, meno male, perché dovevo finire in qualche modo, però è stata tutta una fatica immensa con questo, appunto, questa lettera scarlatta appesa: sei scema, non ti impegni, guarda gli altri, e non accettavo in famiglia quello che facevo, non andava bene e non sarebbe mai andato bene. Quindi crescendo le cose si complicano, perché finché sei un bambino, beh, qualcuno che si occupa di te più o meno c'è, dopo non si occupa più nessuno, sei soltanto un adulto con problemi, un nevrotico, vai da uno psicologo X e vedi un po', e quando ci vai dallo psicologo, quando ti lascia, l'ennesimo imbecille con cui ti metti, perché anche gli ipersensibili con l'amore è anche un bel capitolo da, insomma, da affrontare, perché è divertente. Chi attira come una calamita l'ipersensibile al cosiddetto iperempatico, insomma, questi cuori a vista un po', no, così? Il narcisista, quello che di empatia non ce n'ha per niente, ma che si diverte a farti saltare nel cerchio di fuoco che lui stesso ha acceso per te, possibilmente con il carpiato. E cosa c'è di meglio che dimostrare: ah, ma io so amarti come nessuno al mondo, anche se non c'ho più, mi sono bruciato tutti i capelli, non c'ho più le unghie, non importa, io continuerò a starti dietro finché non me lo chiederai. E questa cosa, almeno io ho 7-8 fidanzati così, devo averli avuti più o meno tutti, ma mai nessuno mi ha detto: ma guarda, forse c'è un problema di base, di autostima, di sensibilità, erano io che lo sceglievo sbagliato. Sì, e quando ci siamo sentite per telefono, lei è rimasta sconvolta da una cosa che le ho detto, perché in realtà il paradosso del narcisista è che il cosiddetto narcisista, in termini proprio tecnico, diciamo, no, da psicologa, in realtà è una struttura difensiva. Da che cosa? Da un'estrema sensibilità. Qui ci vorrebbero le risate. Perché spesso quella che noi definiamo la grandiosità, il falso sé che il narcisista si costruisce, soprattutto l'uomo generalmente, è frutto di un mandato familiare che cozzava del tutto con la natura del bambino. Per cui non piangere, vai, fai, abbi successo, abbi soldi, competi, vinci. E più il bambino è sensibile, più soffre e più si deve difendere. Per cui spesso la struttura narcisistica nasconde un vuoto esistenziale profondo e importante con cui probabilmente le persone molto empatiche vanno in empatia. Per cui
il bambino ferito dentro una struttura difensiva narcisistica contatta il bambino, il mio bambino interiore in un certo modo, ed è lì che si crea, si può creare, diciamo, dei problemi, no? Delle difficoltà. Io per esempio ho avuto altre storie più o meno sfortunate di fidanzati che non elencherò, però nel mio caso non così tanto narcisisti, effettivamente ho avuto altri tipi, ognuno poi in base al papà, in base ai nostri schemi, ha ereditato, come dire, delle profezie che si autoavverano nelle relazioni di coppia, ognuno c'ha le sue. Però c'è mai da andare a guardare troppo lontano, poi in effetti ognuno di noi lo sa che comunque sempre il babbo, la mamma, poi i conflitti più o meno sono quelli. Una cosa tanto importante che infatti Rolf Selling identifica è quello che succede dunque, quando siamo molto piccoli, come ben sapete, i nostri bisogni sono segnalati dal corpo, sono bisogni primari, il dolore, il freddo, la fame, si manifestano con un pianto, un lamento, un capriccio e si suppone, si spera che papà o una mamma accorrono verso di te. Ora, negli anni 70, ovviamente, siccome il bambino rompe le palle quando si lamenta, io ero una piagnona pazzesca, aprire il capitolo animali, gatti che ancora dal solo pensiero quando sono mancati ci viene da piangere, cartone animato di Remy quando mi lasci in mente, addio. Ragazzi, ma di tanto che fosse morto un parente forse non avrei pianto così tanto. Questa bambina è pazza, no? Ma cosa vuoi, pure ti chiamare, ah ma sei sempre a piangere, ah, e riguarda gli altri. Il messaggio che arriva alla lunga è: quello che provo io è sbagliato. Punto. Non ci sono dubbi. Quindi, se provo paura, è un problema mio. Se provo vergogna, che è un altro segnale potentissimo che viene recepito dal cervello quanto il dolore, devo ignorarlo, devo mettermi una maschera, andare avanti e far finta che non sia un problema. Il corpo, che è il mio primo segnale, la prima cosa che mi segnala un qualunque tipo di disagio, lo ignoro, imparo a ignorarlo, me ne distacco completamente e vado nel mondo senza un radar, senza una bussola nell'oceano, così. E stai tranquillo che se io non seguo me stesso sarò la merce di tutto. Vorrà dire che io non rispetto il mio segnale della stanchezza, il mio segnale del pericolo con le altre persone, vuol dire questa persona non mi dà una sensazione strana, ma io sicuramente non ho ragione, le mie sensazioni sono tutte sbagliate e quindi ci fidanzo, per dire, lo sposo anche, ci faccio anche dei figli, no? Io sotto sotto dico, sì, sento, perché non è che non mi funziona niente, mi funziona tutto, però faccio finta che non esista, quindi ha ragione lui, sicuramente da qualche parte ho sbagliato io, sicuramente devo sbagliare. Allora, vi garantisco che con tutto questo carico qui, cresci veramente come un adulto con grossi problemi, e che è un peccato, perché alla base, quindi tutto funzionava perfettamente, una meravigliosa sinfonia che è stata pasticciata per sostanzialmente disattenzione o ignoranza. Ora, per fortuna, si cominciano a sapere le cose e quindi abbiamo noi il dovere, il diritto, intanto di proteggerci noi, ma soprattutto ricominciare a prestare l'orecchio a noi stessi, a ogni cosa, e smettere di farci del male, che poi è la cosa più complicata, perché alla fine siamo diventati noi i peggiori nemici di noi stessi. Perché siamo i primi a non ad avere questo perfezionismo, è la prima cosa, il perfezionismo al massimo. Il giudice interiore. Poi ci dice costantemente che non basta mai, invece il messaggio è basta e avanza. Tutto il resto del mondo, cioè i normosensibili, gli emisferi sinistri, se ne fregano se le cose vanno o non vanno al 100% bene, anzi, si fanno, ci si butta, noi siamo sempre lì. Avrò fatto bene, no? Sicuramente potevo fare meglio, però mi devo preparare di più. Hai visto l'altro che cosa fa? Tutto questo carico va di ansia, la prestazione fa sì che effettivamente noi vediamo una prestazione inferiore, ma ci vuole un grandissimo lavoro su di sé. Però la buona notizia è che sì, lavorandoci e più ci si informa su uno stato, appunto, se uno sa di avere una, non è una patologia, l'abbiamo detto, però se ha la pelle sensibile, vai in farmacia e loro ti dicono, mi raccomando, vada poco al sole, si metta la protezione totale, mette gli occhiali, si protegga le labbra, si protegga gli occhi, usi delle gocce,
nessuno fa una piega, io ho la piega sensibile, però se io ho un'anima sensibile, un cuore sensibile, bisogna prendere delle accortezze nella stessa misura. Il che non vuol dire andare a sbandierare, ah io sono sensibile, arriviamo a dire tutti, ma non mi capite, no. Però cominciare a fare un pochino di, anche tagliare qualche ramento, come bonsai, qualche fogliolina, tagliarla, e anche poi cominciare a rileggere, riframe, questo, rincorniciare la propria vita. Questa cosa, questa palla la passo a te perché mi piace. Sì, il frame in effetti è proprio l'obiettivo, diciamo, del lavoro con le persone altamente sensibili, secondo la dottoressa Aaron. Una cosa che ci tenevo a specificare di quello che diceva Federica è che il rimuginare, tanto questo giudice interiore che rimuginiamo in due sensi, e adesso sorriderete tutti appena lo dirò. Uno, ci facciamo mille paranoie su quello che poteva andare meglio, quello che potevamo fare meglio, gli errori, cioè se abbiamo fatto 10 cose buone e una cattiva, ovviamente noi guardiamo solo quella che non è andata bene e le altre 10 erano lì per caso. Ma abbiamo anche, che si chiama riflessione retrospettiva, ma abbiamo anche una riflessione prospettica, che vuol dire anche che siamo abbiamo mille paranoie, diciamo un po' così per sorridere, su cosa potrebbe accadere. Per cui fai questa cosa, aspetta, analizzo cosa succede nel caso A, cosa succede nel caso B, e abbiamo in mente milioni di dimensioni parallele fondamentalmente di ogni tipo di decisione e di evento, soprattutto generalmente diciamo, sull'aspettativa di come reagiranno le persone ai nostri comportamenti e alle nostre scelte. E questo è così, è lampante anche nei bambini, e a me fa sempre una tenerezza infinita, perché il bambino altamente sensibile in famiglia è il bambino che è ciò che c'è bisogno che sia, quindi si iperadatta e utilizza questa capacità retrospettiva e prospettica, ovviamente senza saperlo, stiamo parlando di bambini anche molto piccoli, ma noi abbiamo, diciamo, una funzione cerebrale che è questa qua, che ci rende differenti dagli altri. Ripeto sempre come prima, non vuol dire supereroi, superiori, no, differenti. Secondo Elenaro e tutto il gruppo di studio che ha portato avanti questa caratteristica, l'alta sensibilità è una differenza che serve alla sopravvivenza della specie. Perché in un gruppo umano, in un gruppo animale, perché negli animali hanno riscontrato la stessa cosa. Per cui anche negli animali, in 102 specie l'hanno studiato, ci sono sempre due meccanismi. Uno, l'Aaron dice, è il post-check, che è quello del tipico dell'altamente sensibile, cioè sto, rifletto, sono introspettivo, elaboro, faccio problem solving, ragiono, faccio mille problemi, fondamentalmente questa attrazione iper profonda di qualsiasi cosa, mamma mia, esatto, mamma mia, ogni cosa, la raccolta differenziata mi angoscia, e la notizia delle balene in Giappone mi angoscia, e mi angoscia tutto. Io infatti non guardo il telegiornale da 3 anni, perché cose appunto che ci colpiscono profondamente. Quindi c'è questo sistema che si chiama post-check, che vuol dire pausa e controlla, diciamo. Invece c'è l'altra strategia, che è go for it, che vuol dire vai, ciao, che è appunto la parte del restante 80-70%, ovviamente ci vuole quest'altra parte di popolazione, che è poi quella che va in guerra, che è quella che dirige i manager delle aziende, cioè ci vogliono anche persone invece che abbiano ovviamente un funzionamento diverso, perché se siamo tutti uguali, per me l'uguaglianza non è fonte di evoluzione, no? L'evoluzione si fonda sulla differenza e sui problemi da risolvere. Per cui, diciamo, la nostra funzione in questa prospettiva evoluzionistica è proprio soprattutto questa, la capacità di elaborare le cose più profondamente, soprattutto le cose di tipo sociale, e questa riflessione prospettica e retrospettiva, che è vantaggio e svantaggio. Di Federica dicevamo dono e dannazione. Come funziona una giornata tipo, se vogliamo? Premetto che non ci sono due ipersensibili uguali al mondo, mentre i normosensibili sono tutti molto simili, e infatti amano lo stimolo, amano il rumore, si ricaricano con in una ressa, in un concerto, godono tantissimo. A noi piacerebbe, però poi quando siamo là, aiuto, oddio, ma ci saranno le uscite di sicurezza, ma questo mi schiaccia, quello mi spinge, purtroppo.
Il problema però è che noi vorremmo esserci, quindi ci sentiamo in difetto e in colpa, questa è la fregatura, perché non ci piacesse non è un problema, invece vorremmo tanto essere là e poi però siamo completamente diversi. L'accettare anche questa diversità e lavorarci sopra è lì che fa poi la chiave di volta, in modo che posso andare al concerto, magari non vado sotto le transenne come facevo a 17 anni, magari vado lassù sulle tribune un po' meno, però insomma l'emozione mi arriva lo stesso. Quindi una giornata tipo, purtroppo se hai dormito bene ti alzi e per lì è tutto, magari è una bella giornata, e dopo 5 secondi si apre questa diga di tutto, arriva tutto ciò, pensieri, mia madre mi ha detto quella cosa ieri sera, ah, poi leggo un messaggio su WhatsApp, non lo capisco, oppure non ti piace il modo in cui te l'hanno detto, c'hai lavoro da fare, te lo chiedono in malo modo, arriva la telefonata, la portinaia non ti saluta, perché non mi ha salutato? Perché gli avrò detto? No, oddio, vai, quell'altro ti dice, il tizio mi guarda, mi fa freddo, e sono le 10. Giornata è lunghissima, no? Quindi persone ipersensibili che più hanno a carico, non so, genitori anziani, oppure situazioni, io mi immagino appunto una situazione con un partner narcisista, 2 figli, 3 figli, quando mi raccontano queste cose veramente sto male, perché è troppo carico, non ce la puoi fare, esplodi, vai in depressione, per forza, perché la depressione diventa una difesa, diventa il cervello che dice basta, oh! Ma cosa credi di poter fare? C'hai solo 2 gambe e 2 braccia. E allora la società ti dice, sei depresso? No, vedi, non sei come tutti gli altri. Prendi dei psicofarmaci, muoviti, fai, vai. No, invece no, devi cambiare qualcosa della tua vita. Devi delegare, devi dire dei sonori no certe volte, che è la cosa per noi più difficile, perché ci sentiamo in colpa. Perché noi non abbiamo mai diritto di dire no. Gli altri sì, noi non ce l'abbiamo, ma nemmeno di annullare una cena all'ultimo minuto. Perché bisogna cominciare anche a pensare in questo modo, un po' più egoistico, perché bisogna anche cominciare, questo è un psicanalista lo disse, di cominciare a tollerare la frustrazione. Ed è difficile, perché dire no all'altro, hai subito paura che l'altro ti rifiuta, e in un certo senso è così. Perché se ti hai sempre detto sì al momento che le dici di no, è la misura dell'amicizia. Ma a prescindere da questo, cominciamo anche noi a sentire questa pancia che cosa ci dice, perché la pancia ci parla sempre, è il famoso istinto, il cappuccetto rosso, che voleva per forza andare nel bosco e c'era il lupo e non doveva andare, invece c'è andato lo stesso. Ma se ti ascolti lo sai quali sono, quindi riappropriarsi delle proprie sensazioni, dei propri stimoli, ascoltarli è una cosa che fa sì molto paura, ma poi ti fa anche prendere le strade giuste, più giuste. Poi se si sbaglia, ragazzi, pazienza, sinceramente, cioè, se un'amicizia è solida, rimane. In realtà ci sono, gli americani sono molto avanti in questo, appunto ci sono tanti modi di comunicare a livello appunto non personale, rimanendo sul famoso ascolto attivo di cui Helen Aron parla. L'ascolto attivo è quello di riformulare anche la cosa che l'altro ti dice, per fargli capire che stai seguendo quello che lui ti ha detto e non portarla subito sul tuo. Il mio consiglio è sempre quello, perché così io ho fatto, è informarsi e leggere quanto più possibile su questo tratto, perché più se ne sa, più si riconoscono delle cose in noi stessi e più cominciamo a usare questa cassettina degli attrezzi. Perché una cosa molto bella che dice Helen Aron, tutte le sue intuizioni sono state poi quelle di cui poi parliamo con i tuoi oggi, a 20 anni di differenza, questa è la magia, è che una volta cominciamo a vivere tutte queste nostre intuizioni, questa nostra sensibilità in maniera attiva e non subendola, è molto più divertente, perché pensate, noi le antenne le alziamo subito, anziché fare la prima cosa che non va mai fatta, mettersi contro quello che è più importante, che invece è quello che si fa sempre, perché di pancia non ce la fai, dice con questo non ce la faccio, ci posso lavorare, no, è tutto il contrario di me, è un insensibile, perché tutto il nostro corpo urla, perché siamo effettivamente molto puri in questo senso. Se invece io comincio a dire ok, lui è il male, ma io devo lavorare qui dentro 8 ore, voglio lavorare bene, riesco con un po' di allenamento a fargli credere che io lo adoro alla fine, cosa che non è, e
fare anche una vita piuttosto tranquilla e riuscire anche a essere creativo e a divertirmi. Cioè tu devi usare il tuo, ora non è un superpotere, però è anche un potere se vogliamo, cioè è un intuito, è avere il naso che sente le cose, e allora lo posso usare a mio vantaggio, quindi posso creare cose buone, positive intorno a me, senza andare, ecco, cioè, l'ho sempre fatto, sono sempre andata di testa contro chi non dovevo e ho fatto dei macelli, esatto, perché pensavo di avere ragione, in un mondo perfetto sì, ma non siamo in un mondo perfetto, per cui io me ne sono andata sempre io, sbattendo la porta, passando per pazza, poi nella maniera più passivo-aggressiva possibile, alla fine della mia missione, finito, punto. No, non si fa così. Mentre questo capire, percepire, sapere, se usato bene, può creare un buon ambiente intorno a noi. Può essere un'arma di selezione importante anche questa, cioè non più io vado con chiunque mi sia disposto a volermi bene, a chiunque sia disposto a uscire con me e poi passo delle serate meschine, oppure ho dei partner terribili che non mi stimano, non mi rispettano, oppure ho degli amici tremendi con cui faccio delle cose che non mi piace fare. Quante volte tutti i miei 20 anni sono stati questo, appunto, andare a fare delle cose che da fuori erano fighissime, ma che non c'è da fare. Quindi continui poi in questo circolo vizioso nel farti del male. Allora, piano piano cominciare a capire che questi attrezzini mi possono aiutare. Infatti mi collego proprio a quello che stai dicendo adesso, perché per me una delle difficoltà che rimane tuttora, anche dopo 5 anni che me ne occupo, però devo dire che ancora, diciamo, le persone intorno a me, nella mia vita quotidiana, che sanno questa cosa di me e hanno capito che cosa significa, che cosa implica questa cosa, sono poche. Io sono 27 su 27 nel test del Tirrenaro, quindi io sono proprio al limite estremo, quindi io non bevo caffè. Quando sono stata in America dall'Aaron, mi dicevano, ah, vuoi caffè? No, non lo bevo. Ma non sei italiana? Sì. Ma non vedi? No. E in effetti tutti si straniscono, perché tutti, ci andiamo a prendere un caffè, guarda il caffè, non lo bevo. I concerti non ci vado, la folla non mi piace, la musicata non mi piace, non... cioè tante cose che mi rendono, oppure nelle vacanze, argomento vacanze. Argomento vacanze. Le vacanze con gli amici, apri, dici, aiuto. Perché noi vogliamo tanto per i nostri amici, io effettivamente in questi anni soprattutto ho invece intorno persone che amo tantissimo, che mi amano tantissimo e di cui sono grata profondamente, per cui è come una famiglia per me adesso, molti sono qui oltretutto, per cui mi emoziona questo sempre e mi sento accompagnata da loro. Però tutte le altre persone appunto non è che allora possiamo, diciamo, ora viviamo solamente tra la mente sensibile, assolutamente no. Perché non è che vuol dire più facile, cioè ci sono difficoltà differenti, quindi andare in vacanza è un continuo mediare tra i miei bisogni e i bisogni degli altri. Per esempio, un esempio pratico che faccio sempre, di solito le persone sorridono se si riconoscono, sono gli orari dei pasti. Allora, abbiamo generalmente bisogno, come dice Renato, dicono tutti gli studiosi di questo tratto, di una certa regolarità. Per cui se andiamo a cena tutte le sere di venerdì alle 10, perché tutti gli altri giustamente non gliene frega niente e sono abituati a mangiare alle 10, noi a furia di spiegarmi ci dispiace, mi dispiace, io non riesco a mangiare, ti guardano come se fossi un po' un pirla oppure un fighetto che te la tiri. E poi non ti invitano più. O non ti invitano più o comunque storcono il naso, perché, e quindi noi siamo sempre costretti a mediarci, a dover scegliere se esporci e dire la nostra, ma non è la nostra nel senso di essere contro gli altri. E guardate, io funziono così, io ho bisogno di questo, ho bisogno per esempio di stare un po' da sola, perché se io sto una settimana con 8 persone, tutti i giorni, tutti i minuti, io alla fine li odio. Per cui sono molto socievole, sono estroversa, va benissimo, ma ho bisogno di l'omicidio plurimo. Ho bisogno di momenti, vero? Cioè, a me, grande fratello, ho sempre pensato, se dovessi torturarmi, mettetemi nel grande fratello. Io lì, vedrete, lì per sensibilità, trasformarsi nell'insensibilità più assoluta, perché questa è un'altra caratteristica nostra. Oh, interessante, barra difficile, perché noi siamo sensibili, buoni e buoni, non è vero, non è detto, però diciamo tendenzialmente empatici, accoglienti, poi, fino a un certo punto. Perché quando sopportiamo, succede qualcosa, bam! Allora, o reagiamo in modo passivo-aggressivo, come dicevi tu, cioè
ci dileguiamo, non diciamo niente, la persona non saprà mai perché, cosa è successo, niente, noi tutto a posto, sta benissimo, in realtà siamo, lo stiamo detestando, sì, sì. Oppure esplodiamo. E quindi nel momento di rabbia, di esplosione, molto sintetico, c'è una storia. Tu non sei in grado di spiegare come le equazioni. Io invece non sono neanche sintetica, quando esplodo ci metto 3 ore, per cui non hanno neanche questo beneficio quando esplodo. La vita è possibile. Per cui questa, diciamo, ecco, questo è per sfatare alcuni miti, no? Perché è sensibile, uno dice, ah, che carino. No, non è detto, cioè a parte non dipende quanto è arrivata la sticella molte volte. Quindi se non impariamo a gestire prima i limiti, i confini, quindi a dire di no quando sentiamo, cioè se non diciamo di no la volta dopo la bomba, e quindi dobbiamo imparare a dire di no, a prenderci questa responsabilità di cambiamento, perché noi cambiamo e quindi gli altri cambiano. Anche questa cosa che hai scritto nel tuo libro, io la ripeto sempre come psicologa, non possiamo cambiare gli altri, e neanche, non è presuntuoso, mi viene da dire, no? Noi possiamo cambiare noi, possiamo cambiare il nostro atteggiamento, possiamo cambiare la nostra risposta e il nostro modo di interagire. Se io veramente cambio, come hai citato anche tu, no? Questa massima è di Gandhi, è di Nelson Mandela, hanno detto tanti grandi, no? Sì, il cambiamento, devo avere il mondo. Non è solo una cosa new age, è una cosa reale, perché gli altri mi trattano come io gli permetto di trattarmi. Per cui se io inizio a comportarmi diversamente, inizio a mettere paletti, a gestire meglio i limiti, è fondamentale. Io per esempio conosco bene, tramite una persona a cui voglio molto bene, che qui oggi la ringrazio, la comunicazione non violenta, che è un modello di Marshall Rosenberg. Chi non lo conosce vi suggerisco di guardarci, perché è un metodo interessante, ma è autenticità, riuscire a esprimere i nostri bisogni, i nostri sentimenti, perché noi se no non lo facciamo, cioè è il passaggio invece per iniziare a esprimerci senza dover andare in conflitto per forza. Perché se il mio esprimermi è, io non ti ho detto niente fino a ieri e poi domani ti urlo in faccia e ti rinfaccio tutte le cose del mese scorso, ma come fa a funzionare questa comunicazione? Cioè l'altro si metterà sulla difensiva, dirà sei matta. Sì. E invece se io inizio prima a dire guarda, quando mentre mi dici questa cosa, adesso che hai fatto, io sto così, a me arriva così, quindi forse parliamone, no? Cioè ho bisogno di questo per star meglio per me, e allora l'altro cambia con noi, cioè cambia la dinamica, non è che cambia l'altro. E sai cosa credo la chiave sia? Cominciare a sentirsi degni lì, perché uno dei nostri problemi più grandi è che crediamo di non avere il diritto a, il diritto di, gli altri sì, io non ho il diritto a lamentarmi, non ho il diritto a lasciare mio padre se non è adatto, perché chi mi credo di essere mica c'è la fila là fuori, non mi posso permettere di dire al mio collega che non posso lavorare anche per lui, perché se no chi mi credo di essere, infatti non sono l'ultimo arrivato. Non posso dire a mio padre o a mia madre di non trattarmi, di non sottovalutare in un certo modo, oppure di smettere di trattarmi come mi poteva trattare a 12 anni, ora che ne ho 50, 60, 40, 30. Cioè, io continuo a pensare dentro di me, c'è sempre questa cucina per il produttore persecutore che mi dice non te lo meriti. Ed è da partire da io me lo merito, e ve lo dovete dire, cominciare invece a parlarmi con un amore quasi melenso, imbarazzante, ma io in casa mi parlo così, come se io fossi la persona che non di più al mondo. E vi garantisco che all'inizio è stata una cosa imbarazzante, perché ero la prima a non crederci, perché noi non siamo abituati a essere amati, coccolati, capiti molto spesso. Deve partire da noi, e se non, perché a questo punto non lo ribatterò mai abbastanza, se non parte da noi, non parte, cioè potete andare dal migliore psicologo del mondo, farvi ipnotizzare, prendere le pasticche migliori, non cambierà niente, perché non cambia questa base. E la base non siete voi, è quello che vi hanno insegnato, vi hanno inculcato, vi hanno detto il vostro entourage, la società, i genitori, i nonni, qualcuno. Purtroppo c'è stato un momento in cui qualcuno ci ha convinto che non valevamo. Questa cosa poi ci siamo cresciuti insieme, quello che poi ci mangia dentro, che ci fa diventare aggressivi quando non è il momento, che ci fa ributtare questa rabbia verso di noi, facendoci poi del male. Succede che, Elena ne parla molto bene, tutti noi abbiamo un giudice interiore, qualcuno di noi, quasi tutti gli ipersensibili, quelli perlomeno tirati su con meno empatia, con una famiglia meno
meno vicina, insomma, meno empatica, hanno un protettore persecutore. Il protettore persecutore è una figura, ovviamente inconscia, che probabilmente io, superiore, Jung, è quello che ci tiene bloccati in una dipendenza, che ci impedisce di fare qualunque cosa per cambiare la nostra situazione, perché ci convince che fuori il mondo è pericolosissimo e il cambiamento può venire da noi. Come? Al momento che io metto in discussione questa voce qui, io comincio a dire: no, io questa cosa la posso fare e la farò. È il mago di Oz, la sapete la storia, no? Il mago di Oz non era nient'altro che un narcisista piccolo così, che si era creato questo pupazzo spaventoso, meraviglioso, gigantesco, pieno di luci, fumi e colori, e teneva tutto il paese, tutto il regno di Oz soggiogato al suo volere, al suo potere. Il cagnetto di Dorothy lo scopre abbaiandolo, se la fa addosso, esce fuori da questo grande, gigantesco mascherone, ed è un momento piccolo così spaventato a morte che non sapeva nemmeno volare. Questa è l'unica strada: abbandonare quella cattiva abitudine e riprendere il vostro diritto a vivere come voi sentite giusto essere. E si comincia a guarire, e non è facile, non è una passeggiata, però è la libertà ed è bellissimo. Di avere questa caratteristica in questa cultura oggi, ma anche, diciamo, ringrazio lei, ringrazio me, ringrazio tutto quello che ci ha portati qui, ringrazio voi, perché alla fine noi siamo qui grazie a questa cosa, per cui entrambi abbiamo trasformato i nostri destini in un certo modo, ed è quello che auguro a tutte le persone che incontro che hanno questa caratteristica: cambiare il vostro destino, cioè fatene una strada, uscire, come diceva, da questi schemi del giusto e sbagliato, il male e il bene, ma pensare proprio di dire: ok, la risorsa che ho è questa, che cosa voglio farci? E farlo, avere il coraggio di farlo. Perché poi chi è molto molto sensibile si trova meglio negli ambienti dove la sensibilità poi aiuta, quindi la psicoterapia, la veterinaria, ci sono milioni di ambiti in cui si sta molto meglio, molto bene, dove si può comunicare. E possiamo creare queste nostre piccole oasi, già nelle nostre famiglie, con i figli, con le famiglie, con i genitori, là dove riusciamo, senza forzare per forza, mai arrivare oltre i limiti, noi non ce ne accorgiamo, il problema nostro è quello, il famoso sentirsi tre volte, che noi andiamo oltre i limiti e non ci siamo accorti che li abbiamo superati da 8 mesi, ma non è che impariamo domani, si imparerà piano piano. L'importante è sapere che questi limiti ci sono e vanno un pochino piano piano rigiocati insieme. E che, come dice Aaron, noi siamo qui per un motivo. Siamo un cuscino, sta diventando un mondo molto difficile. Siamo qui anche per quello, forse siamo un cuscino, siamo un vettore. Fare l'unione è una cosa bella, non fare la setta, non fare il ghetto. Però siamo delle anime che ci riconosciamo. Però non isoliamoci, i vostri amici non sensibili sono una grandissima palestra, perché vi aiuteranno, anzi, se glielo dite, se siete amici abbastanza, ma potete dire tanto lo sanno già, che non state facendo i capricci, ma che è proprio una vostra tendenza così più delicata, capiranno una parte, va bene così. Cominciate a sorridere, usate molto l'ironia, perché tutti voi l'avete, questo, il senso dell'ironia vi salverà in tantissime situazioni, perché vedere il bicchiere com'è, ed è molto bello. La lettera. Cara Elena e cari tutte le persone altamente sensibili, sono così felice di inviarvi questo messaggio. Ho molti ricordi dell'Italia ed è bello potersi connettere in questo modo, attraverso il tratto che condividiamo.
L'Italia è l'ultimo dei maggiori paesi europei a pubblicare il mio libro Persone altamente sensibili. Forse alcuni di voi possono avere qualche idea in più di me del motivo, ma se avete prodotto Elena, che è una brava leader, e Francesca Leonetti, che è una ricercatrice della Queen Mary di Londra, congratulazioni per questo e per tutti gli altri talenti che sicuramente producete. Una cosa vorrei suggerirvi: non diventate troppo fanatici, non create associazioni sette ghetti o simili. Le associazioni sono utili a un certo caso, a un certo grado, ma possono portare spesso a conflitti politici che ho già visto accadere in altri paesi, e divisioni riguardo come le cose andrebbero fatte o condotte. Non è questo il nostro messaggio. Semplicemente godetevi la compagnia gli uni degli altri. Lasciate che altri sappiano che potrebbero essere altamente sensibili se lo sentite. Inoltre, cari uomini altamente sensibili italiani, supportatevi a vicenda e fate sentire la vostra voce dissonante riguardo la vostra sensibilità. È così difficile soprattutto per voi. Infine, le persone sensibili spesso hanno intuizioni riguardo il passato e il futuro rispetto alle conseguenze delle azioni. Non intendo in senso magico, ma semplicemente come prodotto della più profonda elaborazione dei dettagli rispetto agli altri. Non avrete sempre ragione, ma per favore, esprimetevi quando vi sentite al sicuro e sentite di doverlo fare, perché così tante persone non pensano in questo modo così profondo. È un tempo nel mondo in cui abbiamo bisogno di leader altamente sensibili, senza che questo voglia dire sentirsi superiori, che è parte dei problemi che dobbiamo risolvere in questo tempo. Semplicemente abbiate la fiducia di influenzare in modo calmo le persone intorno a voi, in modo che pensino più profondamente prima di agire, perché le nostre scelte contano davvero. Con i miei migliori auguri a ciascuno di voi.